È davvero triste per il paese che dopo molti, troppi giorni di silenzio, la Presidente del Consiglio intervenga in una conferenza stampa a margine di un importante summit internazionale dove peraltro il governo ancora una volta non ha toccato la palla e intervenga solamente per difendere i suoi sodali dalle inchieste giudiziarie che li riguardano. Credo che da questo punto di vista non ci sia stata una parola sola sui bisogni delle persone e sui bisogni del paese. Questa la trovo una cosa grave. Non una parola sul salario minimo, su cui oggi Istat dice che aiuterebbe 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri. Non una parola sull'insostenibilità dei mutui, non una parola sui tagli alla sanità e le lunghe liste d'attesa. Non una parola neanche sulle preoccupazioni giuste sul PNRR, perché lei dice che c'è allarmismo e che si sente ottimista, ma intanto stanno certificando che la quarta rata, se la vedremo, la vedremo soltanto nel 2024, quindi un brutto spettacolo per il paese. Difende l'indifendibile e riesce a dire tutto il suo contrario, questo abbiamo sentito nelle contraddittorie dichiarazioni sulla giustizia. È evidente dalla conferenza stampa di oggi che ci sono due meloni, una che rivendica con orgoglio le note di Palazzo Chigi che accusano la magistratura di fare opposizione e l'altra che nega qualsiasi scontro con la magistratura. Sulla questione di Santanchè dice che non si tratta di una questione politica, ma attacca frontalmente magistratura e stampa e non risponde una parola sulle gravi accuse nel merito di quello che sta emergendo attorno a Daniela Santanchè. Ecco, io credo che invece non si possa affermare che non è una questione politica quando una ministra afferma il falso dentro al Parlamento davanti all'Aula.